Nel corso degli annali della storia emergono innumerevoli figure, avvolte in un'aura di intrigo ed enigma. Un tale individuo si staglia nettamente sul telaio del tempo, Maria Maddalena. Venerata come santa, condannata come peccatrice, la sua vita è stata oggetto di fervido dibattito per oltre 2 millenni. Eppure, celati sotto ghigli strati di congetture, quali segreti oscuro nasconde questa figura avvolta nel mistero? Com'è possibile che questa donna di un villaggio di pescatori sia diventata una delle figure più enigmatiche nella storia religiosa? Apparendo per la prima volta nei racconti del Vangelo del XIX secolo, nell'anno del Signore, Maria di Magdala è stata rappresentata in vari ruoli: una peccatrice pentita, una compagna intima di Cristo e l'apostola degli apostoli. Ma queste interpretazioni sono solo frammenti di un mosaico molto più grande. Mentre disveliamo il complesso racconto di Maria, faremo riferimento agli scritti dei primi padri della Chiesa, considereremo le prospettive controversie presentate nei Vangeli gnostici, esploreremo le prospettive di figure come Papa Gregorio I, le cui omelie consolidarono la reputazione di Maria come peccatrice pentita, e Dan Brown, il cui romanzo Il Codice da Vinci propose teorie sorprendenti sul ruolo di Maria nella vita di Cristo e sull'evoluzione del cristianesimo. Per riprendere le parole di Sant'Agostino, la verità è come un leone. Non devi difenderla, lasciala libera, si difenderà da sola. Mentre sveliamo la storia di Maria Maddalena, lasciamo emergere la verità, rivelando una storia sia sorprendente che illuminante. Unitevi a noi in questo viaggio, nella vita enigmatica e nei presunti segreti più oscuri e impuri di Maria Maddalena. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. L'enigmatica Maria Maddalena. Illuminare un'icona biblica. Nell'arazzo vibrante del Nuovo Testamento, una figura particolare di intrigo e fascinazione è Maria Maddalena. Una donna ebrea del primo secolo, Maria di Magdala, come è anche conosciuta, proviene da Magdala, un fiorente villaggio di pescatori sul mare di Galilea. Tra i seguaci di Gesù Cristo è una figura di spicco, con il suo nome che appare una dozzina di volte nei Vangeli canonici, più della maggior parte degli apostoli. Maria è nota come una devota discepola di Gesù, che, secondo Luca 8:2, fu guarita da 7 demoni, una descrizione che potrebbe indicare una grave malattia o una lotta spirituale, secondo le metafore culturali di quell'epoca. È fondamentale riconoscere che la vita di Maria, come ritratta nel Nuovo Testamento, è la vita di una seguace devota. Fu presente in momenti chiave della vita di Gesù, testimone instancabile del suo viaggio. Rimase al suo fianco durante la crocifissione, rifiutandosi di andarsene quando molti erano fuggiti. Era lì al suo sepolcro e, cosa più importante, secondo tutti e 4 i Vangeli, fu la prima a testimoniare Gesù risorto. Un punto notevole di speculazione riguardante Maria riguarda la sua relazione con Gesù. È stato oggetto di congetture, dibattiti e arte per secoli, con alcune teorie che suggeriscono che potrebbero aver avuto un legame speciale o un corteggiamento, un argomento ampiamente esplorato in testi non canonici e interpretazioni successive. Tuttavia, tali teorie derivano in gran parte da interpretazioni ed estrapolazioni piuttosto che da prove bibliche dirette. Tuttavia, è importante notare che l'etichettatura di Maria come donna della notte non emerse fino al Medioevo, risultato delle confluenze di Papa Gregorio I nel VI secolo, che ha combinato in modo inaccurato la sua storia con quelle di altre donne bibliche. Ciò ha portato a una narrazione distorta che ha plasmato l'immagine di Maria per oltre un millennio. Storicamente, la caratterizzazione di Maria è stata un miscuglio di fraintendimenti, intrecciandola con la peccatrice senza nome nel Vangelo di Luca e Maria di Betania. In modo sorprendente, la vita e il carattere di Maria rappresentano un'incarnazione di trasformazione e redenzione, rendendola un simbolo duraturo di speranza e resilienza. È stata accolta come una figura femminile potente all'interno del cristianesimo, un modello di fede costante e devozione. Lungo i secoli, la sua immagine è stata dipinta dai pennelli di molti artisti famosi, da Tiziano a Caravaggio, spesso adornata con una veste rossa o con un vaso di unguento, simboleggiando il suo atto di unzione ai piedi di Gesù. Nel Vangelo apocrifo di Maria, probabilmente composto nel II secolo, Maria è mostrata in un ruolo di leadership tra gli apostoli, indicando il suo status venerato in alcuni dei primi circoli cristiani.
Il testo presenta una visione alternativa del pensiero cristiano primitivo, mostrando un approccio più inclusivo ai ruoli delle donne nella comunità spirituale. Tuttavia, il viaggio dell'immagine di Maria attraverso gli annali della storia è stato tumultuoso. Da devota discepola, è stata erroneamente caratterizzata come una donna della notte, solo per essere riscattata in tempi recenti come una figura di forza e devozione femminile. Con l'ascesa della teologia femminista nel XX secolo, c'è stato uno sforzo concertato per ripristinare la sua vera rappresentazione biblica. Oggi non si erge solo come una figura del passato, ma come un faro per le future generazioni, riflettendo il potenziale dei ruoli delle donne nelle tradizioni spirituali. L'enigmatico eco del Vangelo di Maria. Svelare un'antica narrazione. Il Vangelo di Maria non è il vostro manoscritto biblico medio. Un testo non incluso nel canone del Nuovo Testamento standard risuona da un passato antico, gettando una luce unica sulla storia e le credenze del cristianesimo primitivo. Mentre viaggiamo attraverso le cronache del tempo, questo Vangelo ci fornisce una testimonianza avvincente delle diverse comprensioni che hanno contrassegnato le prime fasi del pensiero cristiano. Nell'ambito degli apocrifi cristiani, questo Vangelo occupa un posto significativo. Scoperto alla fine del XIX secolo in un mercato di antichità di un monaco al Cairo, Egitto, l'esistenza del Vangelo era inizialmente conosciuta attraverso un codice di papiro del V secolo in Saidic copto. Si ritiene che il testo greco originale, da cui è stato probabilmente tradotto, sia stato composto qualche volta alla fine del II secolo. A differenza di altri Vangeli, questo porta in modo unico il nome di una donna, Maria, spesso identificata con Maria Maddalena. Nonostante sia di natura frammentaria, il Vangelo di Maria fornisce un affascinante ritratto di lei. Dipinge un'immagine vivida di una Maria che non è semplicemente una seguace di Gesù, ma una leader, una confidente e una fonte di saggezza e illuminazione spirituale. In questo testo sacro, Maria viene vista comunicare gli insegnamenti ricevuti in una visione da Gesù dopo la sua resurrezione. Questo enigmatico Vangelo è stato interpretato come un veicolo per gli insegnamenti gnostici, un ramo del cristianesimo che enfatizza la conoscenza spirituale personale, gnosi, sugli insegnamenti ortodossi e le strutture gerarchiche. Il cristianesimo gnostico, spesso visto come un filone divergente della credenza cristiana primitiva, postulava che la salvezza potesse essere raggiunta attraverso la conoscenza spirituale, un principio risuonato nel Vangelo di Maria. L'influenza gnostica del Vangelo si vede nei suoi insegnamenti per superare le prove dell'anima, la natura transitoria della materia e il potenziale dello spirito umano per l'unità divina. Una citazione memorabile attribuita a Maria racchiude l'ethos del Vangelo. Non esiste una cosa come il peccato. Piuttosto, voi stessi producete peccato quando vi mescolate come nella vostra natura. È fuoco. Il Vangelo di Maria sovverte le norme di genere convenzionali della sua epoca, presentando una potente voce femminile all'interno del discorso cristiano primitivo. Instiga una narrativa emozionante in cui Pietro e Andrea interrogano l'idoneità di Maria a detenere e condividere questi insegnamenti spirituali, uno scenario che potrebbe riflettere le prime controversie sui ruoli delle donne nella comunità cristiana. Infatti, il Vangelo di Maria presenta un ritratto alternativo e affascinante di Maria Maddalena, uno che contrasta con il ritratto ortodosso di lei. In esso emerge come una figura centrale, una portatrice di profondi insegnamenti spirituali e una figura autorevole all'interno del cerchio apostolico. L'impatto di questo Vangelo sulla nostra comprensione della storia cristiana primitiva non può essere sopravvalutato. Fornisce una lente alternativa attraverso cui vedere il paesaggio spirituale dell'epoca, illustrando la pluralità e la diversità all'interno del pensiero cristiano primitivo. Inoltre, il Vangelo di Maria afferma la prominenza delle voci delle donne nelle narrazioni religiose, offrendo uno spunto unico sul ruolo delle donne all'interno delle comunità cristiane primitive. Gli abbaglianti veli di Maddalena. Maria come simbolo della forza femminile. Nell'intricato arazzo della storia religiosa, Maria Maddalena si erge come una figura immersa nel mistero e nella fascinazione. Nel corso dei secoli, la sua immagine ha subito una radicale trasformazione.
Da discepola fraintesa a simbolo di redenzione, Maria Maddalena è emersa nei tempi contemporanei come un'icona dell'emancipazione femminile. Ritorniamo indietro al primo secolo, ai giorni in cui Maria camminava nelle terre della Giudea. Era una delle poche donne nominate nel Nuovo Testamento e una delle ancor meno menzionate numerose volte. È importante ricordare che durante questo periodo la società era dominantemente patriarcale. Eppure, nelle narrazioni dei Vangeli, Maria emerge come una discepola devota e una figura significativa. La sua importanza è messa in risalto in uno degli eventi più cruciali della fede cristiana, la resurrezione di Gesù Cristo. Secondo tutti e quattro i Vangeli canonici, Maria fu la prima a testimoniare Gesù risorto. Questo privilegio, concesso a una donna, era rivoluzionario in un'epoca in cui le testimonianze delle donne erano spesso trascurate. Nel non canonico Vangelo di Maria, composto nel II secolo, questa narrazione viene ulteriormente espansa. Maria non è solo una seguace passiva, ma una guida spirituale, una visionaria che condivide gli insegnamenti di Gesù con i suoi apostoli. Mantiene la sua posizione, comunicando con fiducia la sua visione, anche di fronte allo scetticismo dei suoi omologhi maschili. È un faro di forza che evidenzia il potenziale dei ruoli di leadership delle donne nell'era cristiana primitiva. In un'epoca in cui le donne erano principalmente confinate nella sfera domestica, la rappresentazione di Maria come figura influente all'interno della comunità cristiana primitiva è notevole. Attraverso la sua storia otteniamo scorci di una comunità religiosa in cui le donne ricoprivano ruoli cruciali e partecipavano attivamente al discorso spirituale. L'immagine di Maria Maddalena ha preso una svolta drastica nel Medioevo, quando Papa Gregorio I la confuse con altre donne bibliche, portandola ad essere erroneamente rappresentata come una donna della notte, pentita. Per secoli, questa immagine distorta ha offuscato la vera essenza di Maria Maddalena, ma in tempi recenti c'è stato uno sforzo concertato per riscattare la sua vera immagine. Nell'onda del movimento femminista alla fine del XX secolo, Maria Maddalena è stata risorta non solo come una fedele discepola, ma come una donna forte e indipendente. In un mondo che lotta per la parità di genere, la sua immagine è stata spazzata via dalle ragnatele di secolari errate interpretazioni. Donne e uomini hanno trovato in Maria un simbolo di resilienza, forza e emancipazione femminile. Anche nella cultura popolare, Maria è stata ritratta come una donna forte, non timorosa di sfidare le norme sociali. In romanzi e film, come Il Codice da Vinci, viene rappresentata come una figura influente, una narrazione che, sebbene fittizia, ha aiutato ad ampliare il discorso intorno a Maria Maddalena. Attraverso il prisma della percezione, l'identità malintesa di Maria Maddalena. La storia di Maria Maddalena, figura centrale nel racconto cristiano, è una che è stata colorata da secoli di errate concezioni e incomprensioni. L'immagine di Maria come una donna della notte pentita è una di queste errate concezioni. Un errore che iniziò non da prove concrete, ma da una errata interpretazione nel Medioevo. Per rintracciare questo equivoco, viaggiamo indietro al VI secolo, quando Papa Gregorio I pronunciò una serie di omelie. In una di queste omelie, egli confuse Maria Maddalena con altre due donne menzionate nel Nuovo Testamento, una peccatrice senza nome e Maria di Betania. Con questo mix-up involontario, Maria Maddalena fu rappresentata come una peccatrice pentita che cercava redenzione ai piedi di Gesù, una narrazione che ha dominato la sua immagine per secoli. Questa rappresentazione, priva di accuratezza storica, divergeva drammaticamente dalla rappresentazione di Maria nel Nuovo Testamento. Nei testi canonici è una seguace fedele di Gesù, presente alla sua crocifissione e resurrezione, una pietra miliare spirituale nella fondazione del movimento cristiano primitivo. Non c'è alcun riferimento a lei come una donna della notte. Questa etichetta errata è il prodotto di un'errata interpretazione che purtroppo si è protratta nel tempo. La narrazione di Maria Maddalena come donna pentita ha guadagnato terreno nell'arte e nella letteratura nei secoli. Le opere d'arte medievali ritraevano frequentemente Maria in uno stato di penitenza, il suo passato scarlatto spesso simboleggiato da una veste rossa o un contenitore di unguento, radicando ulteriormente questa falsa rappresentazione nella psiche pubblica. Tuttavia, è importante notare che questa distorsione dell'identità di Maria ha radici non nei fatti,
ma nelle norme e nelle aspettative sociali dell'epoca. Riflette meno sul vero carattere di Maria e più sui pregiudizi patriarcali e sulle restrizioni del tempo, quando i ruoli delle donne erano in gran parte confinati e controllati. Nel 1969 la Chiesa Cattolica fece un passo significativo per correggere questa concezione a lungo sostenuta. Nel calendario romano generale rivisto, la commemorazione di Maria Maddalena il 22 luglio fu esplicitamente identificata con la Maria, che era una seguace di Gesù, separata dalla donna peccatrice e Maria di Betania. Nonostante ciò, l'antica immagine di Maria come peccatrice pentita persiste nella cultura popolare, testimoniando il potere duraturo di una narrazione, per quanto possa essere errata. Oggi c'è un crescente movimento per riconquistare la vera immagine di Maria Maddalena, una che ritorna ai racconti del Nuovo Testamento. Studiosi e teologi stanno cercando di liberare Maria dagli intrighi dell'errata interpretazione e di ripristinare il suo legittimo posto come figura influente nella storia cristiana. Echi di voci antiche, i Vangeli gnostici e l'arte del primo cristianesimo. Svelare il tessuto intricato del primo cristianesimo ci porta in un viaggio oltre i familiari fili del Nuovo Testamento verso le corde meno conosciute dei Vangeli gnostici. Scoperti nel 1945 vicino a Nag Hammadi, una piccola città nell'Alto Egitto, queste scritture risuonano con le voci del passato che propongono visioni diverse sul cristianesimo, sottolineando così la diversità ideologica all'interno del nascente movimento cristiano. I Vangeli gnostici, circa 52 testi in totale, gettano luce su una moltitudine di gruppi cristiani primitivi, molti dei quali sono stati considerati eretici dalla crescente istituzione cristiana ortodossa. Tra questi c'era il Vangelo di Tommaso, una raccolta di detti di Gesù che propone un percorso più mistico e introspettivo verso la salvezza, in netto contrasto con l'enfasi ortodossa sulla fede e le buone opere. Un altro testo avvincente è il Vangelo di Filippo, che presenta un concetto di corteggiamento spirituale, una sacra unione dell'anima con il divino, simboleggiata attraverso la metafora di una camera nuziale. Fa anche riferimento a Maria Maddalena come qualcuno di speciale per Gesù, offrendo uno scorcio sulle varie percezioni della sua relazione con lui attraverso diverse fazioni cristiane. Uno dei testi più notevoli è il Vangelo di Maria, che presenta Maria Maddalena come leader tra gli apostoli, spesso scatenando contenzioni con Pietro. Una deviazione dalla visione ortodossa che la posiziona come una seguace più passiva. In una società in cui la leadership femminile era una rarità, la rappresentazione di Maria in questo Vangelo mostra una visione alternativa del primo cristianesimo, una che abbraccia la parità di genere. Le diverse visioni sulla natura di Gesù hanno anche segnato la diversità del primo pensiero cristiano. Il Vangelo di Giuda, ad esempio, raffigura il noto apostolo come l'unico che veramente capiva Gesù, suggerendo un complesso e sfaccettato panorama del primo cristianesimo. Questi testi offrono frammenti allettanti di un cristianesimo primitivo, vibrante e ideologicamente diverso, in netto contrasto con l'uniformità spesso assunta nel pensiero cristiano mainstream. Sebbene fossero considerati eretici dalla Chiesa stabilita, i Vangeli gnostici presentano una ricca arte di credenze, sfidando e completando il Nuovo Testamento canonico in egual misura. Tuttavia, è degno di nota che la narrativa dei Vangeli gnostici ha affrontato una quasi obliterazione durante il tempo del vescovo Ireneo di Lione. Intorno al 180 d.C. dichiarò questi testi alternativi come eresie, rafforzando le scritture canoniche come la narrativa cristiana autorevole. La sua famosa opera, Contro le eresie, cercava di consolidare gli insegnamenti della Chiesa, mettendo involontariamente a tacere le diverse voci che i Vangeli gnostici rappresentano. La scoperta dei Vangeli gnostici nel XX secolo ha segnato una resurrezione di queste voci quasi dimenticate. Oggi sono chiavi vitali per sbloccare l'intricato e diversificato labirinto del primo pensiero cristiano. Il mistero della Maddalena, la rappresentazione di Maria nel mirino della cultura popolare. Svelare le trame della narrazione di Maria Maddalena è diventato un affascinante inseguimento non solo per storici e teologi, ma anche per i tessitori della cultura popolare. Il lancio del Codice da Vinci di Dan Brown nel 2003 ha acceso un rinnovato interesse nel ruolo di Maria, trasformando per sempre
il modo in cui il pubblico percepisce questa figura iconica dei tempi biblici. La trama del Codice da Vinci si basa su un segreto sconvolgente, custodito da un'organizzazione misteriosa, il Priorato di Sion. Suggerisce che Maria non fosse semplicemente una seguace di Gesù, ma la sua compagna, intrecciando elementi di corteggiamento e romanticismo con la dottrina spirituale. Anche se è essenziale ricordare che il Codice da Vinci è un'opera di finzione, il suo impatto sulla coscienza pubblica è stato tutt'altro che immaginario. La sua affascinante narrazione ha inviato onde d'urto in tutto il mondo, risultando nella vendita di oltre 80 milioni di copie, e una successiva adattamento hollywoodiano nel 2006 con Tom Hanks e Audrey Tautou. Parte del fascino del romanzo risiede nella sua audace deviazione dalla rappresentazione mainstream di Maria, osando suggerire che fosse centrale nella narrazione cristiana, in netto contrasto con il suo ruolo spesso marginalizzato nella tradizionale narrazione biblica. Il Codice da Vinci attribuisce a Maria uno status uguale a, se non superiore, agli apostoli, piazzandola saldamente all'interno del complicato quadro della storia cristiana. Ma non è stato solo il Codice da Vinci a dare a Maria una piattaforma nella cultura popolare. Infatti, Maria Maddalena è da tempo una musa per artisti e scrittori. Nel 1873, lo scrittore francese Jules Massenet compose l'opera Marie Magdalene, in cui Maria è raffigurata come una dama della notte che alla fine trova redenzione. Entrando nel XX secolo, il musical Jesus Christ Superstar debuttò nel 1970, dipingendo Maria in una luce più compassionevole. Ha introdotto l'iconica canzone I Don't Know How to Love Him, mostrando una Maria alle prese con i suoi sentimenti verso Gesù, consolidando ulteriormente il suo posto nella cultura pop. L'influenza della storia di Maria Maddalena nella cultura popolare è pervasiva, estendendosi anche al mondo della moda. L'iconico stilista di moda Alexander McQueen, nella sua collezione Primavera 1998, opportunamente intitolata Joan, ha reso omaggio agli archetipi delle donne cristiane, compresa Maria Maddalena. Avanzando verso l'alba del XXI secolo, la rappresentazione di Maria nella cultura popolare ha subito un'altra metamorfosi. L'uscita del film Maria Maddalena nel 2018 con Rooney Mara rappresenta un significativo momento culturale. Cerca di riconquistare la narrazione di Maria dai secoli di malinteso, dipingendo il ritratto di una donna che non è una dama della notte, ma una leader spirituale. Eppure, nonostante queste varie interpretazioni, la vera natura di Maria Maddalena rimane avvolta nel mistero, un rompicapo che deve ancora essere completamente risolto. Questo enigma continua ad affascinare artisti, scrittori e cineasti che cercano di reinterpretare la sua narrazione entro i vincoli e le libertà del loro mezzo. Sciogliendo il sacro legame, teorie dell'unione tra Gesù e Maria Maddalena. Un sussurro di un'idea, un accenno di teoria, che ha persistito attraverso i secoli, è la suggestione di un'unione tra Gesù e Maria Maddalena. Queste teorie nascono da varie fonti, piantando semi di intrigo e curiosità che continuano a fiorire fino ad oggi. Senza dubbio, il più famoso divulgatore di tali teorie è Dan Brown con il Codice da Vinci, dove sostiene che Gesù e Maria Maddalena non fossero solo partner, ma avessero anche discendenti. Questa teoria controversa ha catturato l'immaginazione di milioni di persone, rendendola una delle idee più discusse dei primi anni del XXI secolo. Tuttavia, la narrativa che Brown espone non è del tutto frutto della sua invenzione. Ha trovato le sue radici nella precedente pubblicazione di un libro pseudostorico, Santo Graal e Sacro Sangue, scritto da Michael Bagent, Richard Leigh e Henry Lincoln nel 1982. Il libro congetturava che Gesù e Maria Maddalena si sposarono, ebbero figli e la loro discendenza sopravvisse attraverso una stirpe di re francesi, noti come la dinastia Merovingia. Sebbene il libro sia stato ampiamente criticato da storici e teologi, la provocatoria teoria presentata ha acceso una fiamma che continua a suscitare dibattito e speculazione. Storicamente, le basi per queste teorie si basano in gran parte sui testi non canonici. Il Vangelo di Filippo, parte della biblioteca di Nag Hammadi, scoperta in Egitto nel 1945, si riferisce a Maria Maddalena come compagna di Gesù, un termine interpretato da alcuni come indicazione di matrimonio. Inoltre, suggerisce una vicinanza tra Gesù e Maria,
affermando che Gesù spesso la baciava sulla bocca. Tuttavia, l'esatta interpretazione di queste parole è un argomento di acceso dibattito tra gli studiosi. Un'altra fonte di queste teorie è il Vangelo di Maria, un altro testo non canonico dove Maria è vista come una figura di spicco, portando alcuni a suggerire che avesse un posto speciale nella vita di Gesù. Di nuovo, è importante ricordare che questi testi sono gnostici, un ramo del primo cristianesimo con opinioni diverse dalla dottrina cristiana mainstream. Ad aggiungere a questa speculazione ci sono diverse frasi curiose del Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Giovanni, durante la crocifissione, Gesù affida sua madre al discepolo che amava. Sebbene tradizionalmente si crede che si riferisca a Giovanni l'Apostolo, alcuni teorici propongono che potrebbe essere Maria Maddalena a indicare una relazione più profonda. Ma tra tutte queste teorie è fondamentale ricordare le parole di Karen L. King, una professoressa della Harvard Divinity School, che ha dichiarato che non c'è alcuna prova storica che Gesù fosse sposato. Tuttavia ha anche detto: l'idea che Gesù fosse sposato è sempre stata un argomento negli studi storici su Gesù. Questa confluenza di teorie riguardo la possibile unione tra Gesù e Maria Maddalena rappresenta una narrativa altrettanto affascinante quanto controversa. Offre un punto di vista alternativo su storie familiari, accende la curiosità e incoraggia l'esplorazione della storia cristiana primitiva. Tuttavia, serve anche come promemoria dell'importanza di distinguere tra fatti e congetture, tra precisione storica e narrazione avvincente. Scoprire i capitoli velati, il Vangelo perduto e la narrazione di Maria Maddalena e Gesù. La narrazione di Maria Maddalena e Gesù, immortalata in innumerevoli rappresentazioni artistiche, scritture e testi culturali, prende una svolta drammatica nel testo controverso, il Vangelo perduto. Qui l'interpretazione del presunto corteggiamento tra Maria e Gesù raggiunge il suo apice, suggerendo non solo la loro unione matrimoniale, ma anche l'esistenza dei loro due figli. Pubblicato nel 2014, il Vangelo perduto è il frutto del lavoro di Barry Wilson e Simcha Jacobovici. Questo libro interpreta un manoscritto del VI secolo conservato nel British Museum, noto come Giuseppe e Asenet. Gli autori propongono che questo antico testo, originariamente visto come un racconto moralistico, sia in realtà una storia codificata, con Giuseppe che rappresenta Gesù e Asenet, che simboleggia Maria Maddalena. Secondo la loro interpretazione, Gesù e Maria Maddalena erano una coppia sposata con due figli, coinvolti in un ambiente carico di tensioni politiche. Il testo insinua che ci fossero tentativi di assassinio contro Gesù e Maria Maddalena, suggerendo addirittura che Maria fosse quasi avvelenata. Per quanto provocatorio fosse, il libro ha attirato molta attenzione. Ma con quell'attenzione è arrivata una valanga di critiche. Studiosi di tutto il mondo hanno espresso le loro preoccupazioni, in particolare sulla metodologia utilizzata nell'interpretazione del testo. Mark Goodacre, professore di Nuovo Testamento alla Duke University, ha espresso i suoi dubbi, affermando che non ci sono prove che Gesù fosse sposato. I critici hanno anche sottolineato l'età e l'origine di Giuseppe e Asenet. Risale a diversi secoli dopo la vita di Gesù ed è un testo siriaco, il che suggerisce che potrebbe non contenere informazioni di prima mano su Gesù o Maria Maddalena. Sebbene i sostenitori dell'interpretazione del Vangelo perduto sostengano che offra uno sguardo nuovo sulla storia cristiana antica, non ha ancora ottenuto l'accettazione mainstream. La storica dell'antichità tarda, Candida Moss, ha anche espresso la sua preoccupazione su tali interpretazioni sensazionalistiche dei testi storici, affermando che dice più di noi che non sul Gesù storico. Anche se il testo non dimostra in modo conclusivo lo stato civile di Gesù e Maria, aggiunge un altro strato di complessità alle già intricato arazzo che è la storia cristiana antica. Che Giuseppe e Asenet sia una rappresentazione codificata della vita di Gesù e Maria Maddalena o semplicemente un racconto allegorico, ha senza dubbio suscitato un rinnovato interesse nella vita della figura enigmatica Maria Maddalena. Dobbiamo ricordare che le teorie sulla vita di Gesù, in particolare sulle sue relazioni personali, sono complesse e tutt'altro che stabilite. Ciò include il suo rapporto con Maria Maddalena. Ma mentre attraversiamo queste teorie, diventa chiaro che ci forniscono non solo punti di vista diversi, ma anche una unica opportunità
per esplorare la nostra comprensione della storia cristiana antica e delle sue figure chiave. L'ispirazione di un pittore e il mistero di un poeta. Maria Maddalena nella tela dell'arte e della letteratura. L'eco della storia di Maria Maddalena risuona non solo attraverso antiche scritture e dottrine religiose, ma anche nei corridoi labirintici dell'arte e della letteratura. Le sue rappresentazioni formano una tavolozza multicolore, rappresentando le visioni della società sulle donne nei secoli, a volte riflettendole, altre sfidandole. Ritorniamo al periodo medievale avanzato, quando le rappresentazioni di Maria Maddalena la rivelavano spesso come la peccatrice pentita. La scultura del pittore italiano Donatello, Maria Maddalena Penitente, 1453-1455, conservata nel Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, cattura magnificamente questa immagine. La scultura la raffigura in uno stato di dolore e rimorso, una rappresentazione della trasformazione morale particolarmente risonante durante l'era di tumulto religioso. Al contrario, la vediamo come una figura di adorazione e profondo rispetto nella Maria Maddalena, 1555, di Tiziano, dove appare serena, avvolta in un mantello riccamente colorato, tenendo un vaso di unguento, un riferimento simbolico alla sua unzione dei piedi di Gesù. La rappresentazione di Tiziano è una testimonianza del trattamento riverente delle figure bibliche durante il Rinascimento. Passando al mondo della letteratura, vediamo Maria Maddalena come protagonista in varie opere, riflettendo i cambiamenti sociali e le percezioni in evoluzione delle donne. Nei misteri medievali, come il ciclo dei Misteri di York, veniva raffigurata come una peccatrice pentita, ribadendo le norme sociali dell'epoca. Tuttavia, durante l'Illuminismo si è verificato un cambiamento, dove la letteratura presentava spesso Maria Maddalena come una donna di intelletto e indipendenza. La letteratura vittoriana, in particolare, ha utilizzato la sua figura per esaminare le aspettative della società e le limitazioni imposte alle donne. Ad esempio, il romanzo di George Moore del 1891, un dramma in muslino, presenta un personaggio, Alice Barton, che viene paragonato a Maria Maddalena, mettendo in discussione e sfidando le norme di genere repressive della società vittoriana. Nella letteratura contemporanea, la figura di Maria Maddalena continua ad affascinare e ispirare. Nel romanzo storico di Margaret George, Maria, chiamata Maddalena, 2002, è la protagonista, una donna determinata, intelligente e spiritualmente profonda, incarnando tratti ammirati nell'era moderna. La sua rappresentazione nella poesia è altrettanto avvincente. La poetessa americana Jane Kenyon, nella sua poesia Maddalena, presenta Maria come una donna a sé stante, libera dalle etichette sociali. Il trattamento empatico della poetessa di Maria Maddalena incoraggia i lettori a considerarla oltre i ruoli e le interpretazioni tradizionali. L'arte visiva e la letteratura si intrecciano per formare un caleidoscopio attraverso il quale vediamo Maria Maddalena. Ogni pezzo riflette una diversa sfumatura dell'atteggiamento della società verso le donne. La sua trasformazione da peccatrice pentita a discepola illuminata e talvolta a figura di autorità e leadership incapsula le mutevoli percezioni dei ruoli delle donne nei secoli. Queste rappresentazioni di Maria Maddalena, in pittura, marmo o parola scritta, ci permettono di immergerci nel nostro passato, segnando l'evoluzione degli atteggiamenti sociali verso le donne. Eppure, proiettano anche nel futuro, spingendoci verso una comprensione più ampia dei ruoli e delle capacità delle donne. Da pulpiti alla percezione, la coreografia della Chiesa della narrazione di Maria Maddalena. Nel grande spettacolo della storia religiosa, la presentazione della Chiesa di Maria Maddalena non è stata altro che uno spettacolo dinamico, evocando un mix di ammirazione, controversia e contemplazione. Questa messa in scena ha tessuto un complesso arazzo di influenza, guidando sottilmente la narrazione sui ruoli delle donne nel cristianesimo e plasmando le prospettive societali. Intorno al VI secolo, Papa Gregorio il Grande tenne una serie di sermoni che avrebbero per sempre offuscato le linee tra Maria Maddalena, Maria di Betania e la dama non nominata della notte che unse i piedi di Gesù. Questa confusione era più di un semplice errore. Rappresentava il cambiamento della Chiesa verso l'enfasi sulla moralità della penitenza. Maria Maddalena, un tempo fervente seguace di Gesù, veniva ora messa in evidenza come peccatrice pentita,
definendo come le donne nella Chiesa dovrebbero essere viste e cosa dovrebbero aspirare. Questa percezione di Maria come peccatrice pentita continuò durante il Medioevo e nel Rinascimento. Una citazione attribuita a Sant'Agostino nel manoscritto del XIII secolo, La Leggenda Dorata, illumina questa prospettiva. Quella che Luca chiama la donna peccatrice, che Giovanni chiama Maria di Betania, crediamo sia Maria dalla quale 7 demoni furono espulsi secondo Marco. In contrasto, la Chiesa ortodossa orientale ha mantenuto una narrazione diversa. Maria Maddalena veniva venerata come portatrice di mirra e uguale agli apostoli, mostrandola come un modello di fede devota e discepolato costante, distinto dal racconto di rimorso e penitenza diffuso in Occidente. Avvicinandosi al tempo della Riforma, Martin Lutero, figura centrale di questo movimento, mise in discussione la fusione di Maria Maddalena con la donna non nominata in Luca 7. Questa indagine segnalò l'inizio di un cambiamento nella sua narrazione, aprendo le porte per una rivalutazione critica del suo ruolo nella Chiesa e nel cristianesimo in generale. Nell'epoca dell'Illuminismo, lo studioso gesuita Jean-Baptiste Cotelier, nel suo lavoro Scrittori ecclesiastici, 1672, sfidò la narrazione stabilita, dividendo Maria Maddalena, Maria di Betania e la donna non nominata in 3 personaggi separati. Il suo lavoro esortava la Chiesa e la società a vedere le donne in un contesto più ampio, al di fuori dei confini della penitenza e del peccato. In anni più recenti, Papa Francesco ha elevato la memoria liturgica di Maria Maddalena a una festa nel 2016, pari al resto degli apostoli, suggerendo un passo verso il riconoscimento del suo ruolo importante come Apostola degli Apostoli. Quest'azione potrebbe essere vista come lo sforzo della Chiesa di rettificare il suo malinteso retaggio e ribadire l'importanza dei ruoli delle donne nel cristianesimo. Il calice e la donzella, rintracciando i legami di Maria Maddalena con il Santo Graal, sviscerare la storia del legame di Maria Maddalena con il leggendario Santo Graal è come immergersi in un romanzo giallo pieno di simboli criptici, credenze radicate e interpretazioni intriganti. Questa avventurosa esplorazione inizia nei primi anni del XII secolo con Chrétien de Troyes, un poeta francese il cui lavoro ha introdotto per la prima volta il Graal, non come un manufatto religioso, ma come un oggetto misterioso e desiderato. Man mano che la leggenda del Graal si sviluppava nel corso dei secoli, essa mutava, trasformandosi da un semplice piatto da portata nel tanto ambito Santo Graal, il calice usato da Cristo nell'ultima cena. Accanto a questa evoluzione emerse un'ipotesi avvincente. I teorici proposero che il Graal non fosse un oggetto fisico, ma uno metaforico, simboleggiando Maria Maddalena, che secondo narrazioni alternative si pensava avesse portato la linea di sangue di Cristo. Questa teoria trasformazionale trovò la sua culla nelle enigmatiche storie dei Cavalieri Templari, un ordine militare cattolico medievale noto per il loro segreto, e la speculazione di possedere il Santo Graal. Il loro linguaggio codificato e i simboli spesso coinvolgevano un calice e una donna, dando impulso alla teoria di Maria Maddalena come simbolico Santo Graal. L'idea guadagnò notevole slancio nel XX secolo con l'opera di Margaret Starbird, La donna con il vaso di alabastro. Starbird suggerì che San Graal, un altro nome per il Santo Graal, fosse un errore di ortografia voluto di Sangreal o Sangue Reale, riferendosi al presunto ruolo di Maria come portatrice della discendenza di Cristo. Nell'ambito della cultura popolare, la fine del XX e l'inizio del XXI secolo videro un'esplosione di questa ipotesi. Forse l'esempio più noto è il Codice da Vinci di Dan Brown, dove egli abilmente intreccia Maria Maddalena nella narrazione come il Santo Graal stesso, basato su interpretazioni dell'arte di Leonardo da Vinci. Anche se il libro è un'opera di finzione, ha riacceso le discussioni sul ruolo di Maria Maddalena nella storia cristiana e sul simbolismo più ampio del Santo Graal. Per quanto riguarda le opere d'arte, la presunta connessione è spesso simboleggiata attraverso dipinti del periodo rinascimentale. Un esempio notevole è L'ultima cena di Leonardo da Vinci, dove alcuni, come Gilai autori Lynn Picknett e Clive Prince nel loro libro La rivelazione templare, sostengono che la figura alla destra di Gesù non sia Giovanni l'Apostolo,
come tradizionalmente interpretato, ma una figura femminilizzata che simboleggia Maria Maddalena. I sussurri del legame di Maria Maddalena con il Santo Graal risuonano anche nella terra mistica di Glastonbury, Inghilterra, dove le leggende raccontano di Giuseppe di Arimatea che arriva con il Santo Graal. Si crede che il misterioso Glastonbury Tor custodisca il Santo Graal nelle sue acque profonde, enfatizzando ulteriormente il misticismo di Maria Maddalena e la sua presunta connessione con questo venerato manufatto. Il labirinto della luce, il Katari, Maria Maddalena e la danza del femminino sacro. Un intreccio affascinante di fede e folklore nell'Europa medievale è il movimento dei Katari, una setta dualista o gnostica cristiana che ebbe influenza dal XII al XIV secolo, principalmente nel sud della Francia. Abbracciando una dottrina di purezza ascetica, i Katari vedevano Maria Maddalena con riverenza, spesso percepita come una consorte di Gesù, un eco del femminino sacro all'interno del loro sistema di credenze. Il Katari, derivante dalla parola greca kataroi, che significa i puri, sfidava le rigide strutture gerarchiche della Chiesa. Si inclinava verso una fede più egualitaria, dove le donne, come Esclarmonde di Foix, avevano ruoli di guida spirituale, in netto contrasto con le norme patriarcali della Chiesa dell'epoca. Questa posizione aperta verso il ruolo delle donne ha preparato il terreno per l'alta considerazione di Maria Maddalena all'interno del loro quadro spirituale. La leggenda dell'arrivo di Maria Maddalena in Provenza, Francia, dopo la crocifissione di Cristo, ha aumentato la sua prominenza nella tradizione cataro. Una figura di resilienza e forza, è diventata simbolo di saggezza divina e veniva spesso rappresentata con un libro, un testamento del suo presunto ruolo come divulgatrice degli insegnamenti di Cristo. Questa rappresentazione di Maria Maddalena rifletteva il concetto Cataro del Consolamentum, un atto sacramentale di illuminazione e purificazione spirituale, aumentando la sua statura all'interno del loro sistema di credenze. Con la posizione elevata di Maria Maddalena, i Katari hanno aperto la strada all'esplorazione del femminino sacro nel cristianesimo e oltre. Questo concetto, in gran parte dormiente all'interno della struttura patriarcale di molte religioni, risuonava con l'essenza della cura, la saggezza e l'uguaglianza spirituale. Non riguardava solo il ruolo delle donne all'interno delle gerarchie religiose, ma piuttosto il bilanciamento delle energie maschili e femminili all'interno della divinità e della coscienza umana. Il viaggio di Maria Maddalena da figura fraintesa a simbolo del femminino sacro trova echi anche in altre tradizioni religiose. Nel buddismo, la venerata figura di Tara parallela alla persona compassionevole di Maria Maddalena. Anche l'induismo abbraccia il femminino sacro con il suo pantheon di dee come Kali, Saraswati e Lakshmi, ognuna incarnando diversi aspetti del femminino divino, forza, saggezza e prosperità. Mentre la narrazione di Maria Maddalena si intreccia con la storia dei Katari e l'esplorazione del femminino sacro, ci addentriamo nel labirinto di storia, religione e simbologia. Questo labirinto di luce, che riflette il bagliore della divinità femminile, porta alla memoria dei Katari, perseguitati e silenziati durante la crociata albigense del XIII secolo, ma lasciando un segno indelebile nelle pagine dell'evoluzione spirituale. Tra il vento sussurrante delle rovine di Montségur, una fortezza cataro nelle Pirenei francesi, si può quasi udire l'eco del credo cataro, il loro ultimo testamento di fede. La luce che brilla nel cuore, brilla nell'oscurità. Non è compresa e non sarà mai spenta. Mentre chiudiamo il sipario su questo viaggio, tracciando le orme di Maria Maddalena e dei Katari attraverso i corridoi del tempo, ci troviamo di fronte a un quadro colorato di resilienza, saggezza e la danza divina del femminino sacro. Accanto a questi echi sacri, ci troviamo ad entrare in un universo ricco di simbolismo, abbracciando l'equilibrio delle energie femminili e maschili che plasmano la nostra coscienza spirituale. Nelle parole di Elena Petrovna Blavatsky, una studiosa di religione e spiritualità, nessuna verità spirituale è sicura fino a quando non è ancorata nelle profondità divine della propria natura. Il viaggio di Maria Maddalena e dei Katari serve come un potente promemoria di questa verità, spingendoci a esplorare le profondità inesplorate dentro di noi. Fino a quando intraprenderemo un'altra avventura attraverso gli annali della storia e della fede, ricorda di esplorare, di mettere in discussione e, soprattutto, di ascoltare gli echi del passato.
poiché spesso sussurrano la saggezza delle ere. Grazie per esserti unito a noi in questo viaggio e, come sempre, continua ad illuminare le ombre.